Presentato nell'aula consiliare di Filippo il progetto Il nuovo waterfront della città d'Agropoli, un'idea ambiziosa lanciata lo scorso febbraio dall'amministrazione comunale guidata da Roberto Mutalipassi attraverso un concorso di progettazione vinto da due giovani architetti dello studio milanese La Marca Govi. Il progetto riguarda la riqualificazione del lungomare, porta d'ingresso alla città, e vedrà la creazione di 5 piazze, tutte orientate verso il Castello Aragonese, sito di interesse della città agropolese che ha ispirato l'idea progettuale dei due giovani architetti. L'obiettivo è dare un nuovo volto al lungomare San Marco e renderlo vivibile per 365 giorni all'anno, creando un collegamento maggiore tra città e spiaggia attraverso la realizzazione di un percorso ciclopedonale. Attenzione particolare sarà data al verde cittadino e alla sostenibilità, con l'utilizzo di materiali moderni e resistenti che richiameranno la pietra locale. Grande la soddisfazione del primo cittadino Mutalipassi, che insieme agli architetti vincitori del concorso progettuale, parte della sua amministrazione e il presidente della provincia Franco Alfieri ha mostrato come cambierà la città attraverso la realizzazione del waterfront, sottolineando che tutto ciò è stato reso possibile grazie all'intuizione del responsabile dell'ufficio urbanistica, l'architetto Gaetano Cerminara.